Buonasera e benvenuti a Dalla vostra parte verso il voto. Questa è l'ultima settimana prima del voto, appunto, e allora ci sono le ultime interviste, gli ultimi dibattiti con i leader politici per capire quali sono i loro programmi, quali sono i loro candidati e che cosa faranno. E questa sera abbiamo Luigi Di Maio, candidato Buonasera. Premier del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Buonasera anche a Veronica Gentili, che è qui con me, che intervisterà come tutte le sere Luigi Di Maio. Ma prima di cominciare io vi voglio far vedere quello che sta succedendo a Roma, perché quello che è successo oggi a Roma, perché oggi a Roma è successo qualche cosa. E lo vediamo, abbiamo un cartello, eccolo qui, allerta neve, lo diceva il Messaggero, il caso di Roma, polemica sulle scuole chiuse, e nel frattempo si vede Virginia Raggi con una maglietta, non a Roma per la verità, Di Maio, sta in Messico. Non è stato un viaggio opportuno, insomma. Cioè, succedeva anche al predecessore, a Marino, a Ignazio Marino, però insomma non è... No, abbia pazienza, come lei ha visto ci sono state polemiche perché ieri Virginia Raggi ha deciso di chiudere le scuole. Perché tutti dicevano dobbiamo pagare le paure della Raggi, vedrete che non nevicherà. Poi ha nevicato e devo dire che io stamattina mi sono mosso e spostato tra più studi televisivi per fare delle interviste, e il fatto che le scuole fossero chiuse, che ci fosse stata l'allerta e fosse stata data l'allerta, ha permesso di gestire la mobilità di Roma con una serenità. Quindi è un una successo certa serenità. Di Maio, quello ma di io non Raggi. Ma le pare che qui dobbiamo parlare di successo, non successo per una nevicata. Però ma lei sa che appena piove a Roma, ma anche in passato quando c'è stata qualche nevicata ci sono state polemiche a non finire, c'era Alemanno sindaco, quindi insomma nevicate a Roma sono un argomento di dibattito. Qui, per qui lei è un successo la gestione. Qui era te, ma non le faccio il titolo sul successo, abbia pazienza, le dico soltanto che è stata gestita l'emergenza neve e poi la sindaca Raggi ha continuato a portare avanti i suoi impegni istituzionali, per esempio in Brasile, non è che se n'è andata in ferie in Brasile, sta portando avanti un forum con altri sindaci di tutto il mondo per portare Roma in dei consessi internazionali. Ma devo dire, ora, come tutte le volte che succede una cosa del genere, che non sta nevicando soltanto a Roma, nevica in tante altre città dove il protocollo prevede la chiusura delle scuole quando c'è un'allerta di questo tipo. Se non avesse chiuso le scuole, probabilmente oggi stareste parlando di una sindaca irresponsabile che non chiudeva le scuole. Ma è andata in Messico. Complessivamente, come valuta l'operato della giunta Raggi, come si sono mossi dall'inizio, da quando è iniziata insomma la giunta a Roma? Che abbiamo messo sui binari una città che era praticamente stava deragliando da anni e che è sulla strada giusta per iniziare a risolvere i problemi dei romani. Il piano sulle partecipate portato avanti da un imprenditore veneto che si chiama Colomban è un piano che è passato da 23 partecipate a 11. Quando io vi parlo di poi recuperare Colomban, 30 Colomban, miliardi... Poi Colomban però... Se n'è andato, ha criticato sia la sindaca Raggi, sia addirittura Grillo, dicendo che vuole portare l'Italia verso il Venezuela, a sembrare il Venezuela. Come ho sempre detto di Massimo Colomban aveva l'obiettivo di fare il piano di riorganizzazione delle partecipate e poi tornare al suo mondo. Lo ha fatto, ma questo piano dimostra che quando io vi parlo di andare a recuperare 30 miliardi di euro dal bilancio dello Stato di sprechi, eliminando un po' di enti inutili, accorpando i consigli di amministrazione, lo vogliamo fare a livello nazionale, lo stiamo già facendo nelle città dove governiamo. Allora, visto che vogliamo parlare a livello nazionale, perché poi non parliamo di Roma, parliamo soprattutto di queste elezioni che riguardano l'Italia intera, e allora vediamo questo servizio, poi lo commentiamo insieme per capire insomma quali sono le possibilità, quali alleanze e tutto il resto. Guardate. Io purtroppo le devo dire, non riesco a passare le mie giornate a smentire tutto quello che c'è nella rassegna stampa, lo puoi immaginare. Tutti smentiscono, smentisce Di Maio a Mattino 5. Ma quello che si sta scrivendo sul fatto che io possa guardare a sinistra... E smentisce Renzi sulle colonne della stampa. Ma l'ipotesi di un governo fra 5 Stelle e PD, magari con l'appoggio di Liberi Uguali, continua a circolare. E
pensare che i rapporti fra due schieramenti non sono idilliaci. Renzi continua ad attaccare Di Maio. Perché gente che non riesce a controllare i propri rimborsi vuole controllare i conti del paese. E Di Maio ha ripetuto anche oggi: ogni voto a sinistra è un voto sprecato. Ma i segnali di una possibile intesa rimangono. E allora, è davvero soltanto un retroscena? Allora Di Maio, lei smentisce, però qui le voci corrono e le voci dicono che vi alleereste nel caso aveste l'incarico di formare il governo con Partito Democratico, Liberi e Uguali, l'abbiamo visto, Bonino, insomma, tutta la sinistra unita. E quindi ma questi non, voti... Ma non sia mai, io di alleanze non ne ho mai parlato, ma poi non sappiamo neanche se Liberi Uguali e Bonino superino lo sbarramento. E contro Renzi abbiamo fatto... Lei ha delle informazioni riservate. No, io ho detto semplicemente agli cittadini italiani che chi vota in questo momento il centro-sinistra spreca il proprio voto. E forse non è chiaro, cioè c'è qualcuno... È semplice, il centro-sinistra è fuori combattimento. Nei singoli collegi uninominali, dove si decide se debba vincere un candidato... Cioè, la sfida è tra voi e il centrodestra? Belpietro, mi faccia concludere almeno un discorso. Siamo pure in collegamento, un po' complicato così. Prego. Nei singoli collegi uninominali ci sono oggi i nostri candidati che corrono contro quelli del centrodestra e sono quelli lì che si giocano il seggio. Allora il cittadino, io ai cittadini italiani voglio dire, voi potete pure votare Bonino, Grasso, perché magari stanno simpatici, perché ne condividete delle cose in passato, ma ogni voto dato di là è un voto che favorisce Berlusconi. E tra l'altro voi avete fatto vedere due articoli di stampa di un certo Ilario Lombardo della Stampa, che non ne becca uno da 10 anni, abbiate pazienza di questi retroscena. Di questi retroscena, continuiamo con questi retroscena. Ma io non posso più leggere retroscena ogni mattina con titoli fittizi che non si basano neanche su un colloquio con me. Non mi hanno mai sentito quei giornalisti. E magari avranno sentito qualcuno vicino a lei, qui. Di Maio. Allora, sì, allora facciamo così. Io domani mattina dico una cosa su di lei e dico che ho sentito uno vicino a lei. Dirà, e non le posso dire chi è. Poi chi è. E non le posso dire ma chi non è. È. Non è. Cioè, lei ha detto, scusi, lei ha detto in più di un'occasione, anche qui da noi, ha detto noi andiamo in Parlamento e cerchiamo l'alleanza con chi ci sta. Quindi tutto sommato l'idea che ci stiano PD, Liberi Uguali e Bonino non è con i campanari. Ma lì si parla di parla di alleanze. Io di questa gente non mi fido, come non mi fido del centrodestra. Io questo le volevo chiedere. L'unica cosa che voglio precisare è che qui sembra che stiamo per fare un accordo di governo con dei partiti che hanno distrutto il paese. Io la squadra di governo la presento prima, non ci saranno scambi di poltrone. E adesso ci arriviamo con la squadra di governo. Prego. Quindi con questa gente non voglio fare alleanze. Allora, io voglio al massimo dire quali sono i vostri obiettivi, quali sono i nostri, e mettiamo per iscritto che cosa vogliamo votare. Quindi, nei prossimi anni di legislatura. Nessuno. Questo sarà. Niente alleanze con nessuno. Voi rimanete al governo da soli e cercate i voti di chi ci sta. Questo. Allora, quello che volevo dirle, Di Maio, lei giustamente presentando la squadra dei ministri prima si cava d'impaccio anche dall'ipotesi di eventuali richieste di ministeri. Però lei parla di contratto vincolante su dei punti concordati con il resto dei partiti. Io le domando, lei dice giustamente io non mi fido di loro. La domanda è perché loro dovrebbero fidarsi di lei? Ovvero, se lei fa l'esempio della grande coalizione in Germania, io le chiedo, se la Merkel avesse preso a male parole Schulz nelle varie tranche che ci sono state in cui hanno governato insieme, secondo lei Schulz sarebbe stato altrettanto disponibile? Ma la questione è molto semplice. Loro avevano fatto una legge elettorale per mettersi insieme. Cioè Berlusconi e Renzi si dovevano mettere insieme il giorno dopo le elezioni. Oggi non hanno più i numeri perché... il Partito Democratico è crollato. Ciò significa che nella prossima legislatura o parlano con noi oppure si torna a votare. Se vogliono parlare con noi, siamo noi a dare le carte, cioè niente scambi di poltrone, ma un contratto davanti agli italiani in cui si dice noi vogliamo il taglio degli stipendi, vogliamo il taglio dei vitalizi, il vincolo di mandato e l'aiuto alle famiglie che fanno figli. Voi cosa proponete? Mettiamolo per iscritto e si fa questo per 5 anni. Vada al notaio, insomma. Lei che siccome lei ritiene che loro siano sempre in malafede e che comunque non siano politicamente, perlomeno nella stragrande maggioranza di loro, affidabili. Quindi lei conta che possano votare i vostri in vita durante questa legislatura, politicamente io in vita? Io conto sul fatto che tutti quelli che si sono riempiti la bocca con la responsabilità di non lasciare il paese nel caos possano applicare lo stesso meccanismo anche quando siamo noi la prima forza politica del paese. Perché tutto questo discorso regge se i cittadini
ci faranno diventare la prima forza politica del paese il 5 marzo. E se quando vanno a votare il 4 marzo decidono di dare i voti più alti come forza politica a noi, come già oggi, come è stato in Sicilia qualche mese fa, allora dovranno trattare per forza con voi. Questo è ma non sostanza. È un'imposizione, lo dicono i sì, numeri. Sì, cioè, dovranno, Italia nel senso, e PD non fanno più 51%. Non con la pistola alla tempia, ma insomma dovranno trattare con voi. Però il grande tema è chi ci sarà al governo. E siccome in queste ore circolano tanti nomi, noi vi facciamo vedere quali sono questi nomi. E poi magari cerchiamo di scoprire se sono nomi azzeccati. Di Maio magari ci racconta qualche cosa. Guardiamo. E speriamo che grazie al consenso dei cittadini questa squadra possa diventare il governo di cambiamento del paese. La squadra dei 5 Stelle è pronta, o quasi. Di Maio ha già svelato il primo nome. Il generale dei Carabinieri, Sergio Costa, sarà ministro dell'Ambiente. Per la lista completa che il leader pentastellato propone per rivendicare l'incarico a Palazzo Chigi bisognerà attendere fino a giovedì, ma qualche nome è già trapelato. All'avvocato Alfonso Bonafede spetterebbe il Ministero della Giustizia. Largo poi alle donne, ce ne saranno tre, agli esteri, all'interno e alla difesa. E fra i nomi spunta quello della criminologa Paola Giannetakis. I 5 Stelle pensano poi a un nuovo ministero, quello per la famiglia e l'infanzia, da affidare a Vincenzo Spadafora, il consigliere favorevole alle adozioni gay che già fa discutere. Infine lo sport, conteso fra il campione di nuoto Domenico Fioravanti e il giornalista Guido Bagatta. Saranno le persone giuste al posto giusto. Allora Di Maio, noi abbiamo fatto una sintesi di tutto ciò che è uscito in questi giorni, ci abbiamo preso? Io non smentisco e non confermo perché nelle prossime ore conoscerete tutta la squadra. Io ho dato. Però già non smentisce, quindi preso, è già qualche cosa Di Maio. No, perché qualsiasi cosa diventa titolo sulla squadra. Le dico semplicemente che io ho preso un impegno con gli italiani che è quello di presentare tutta la squadra di governo prima delle elezioni politiche. E che giorno è? Il primo di marzo? Il primo marzo, giovedì pomeriggio, presenterò qui a Roma con le persone di presenza quindi la mia squadra tutto di governo. Tutti i ministri, candidati ministri. Almeno uno da donna, non ci uno riuscirà, dei tre nomi femminili. Non ci riuscirà. Non ci riesco, in nessun non modo? Ci riuscirà. Non ci, no, in nessun modo ovviamente. No, detta così. No, stiamo scherzando. Adesso ovviamente. Dovete tubare voi, tranquilli. Cioè, no, il senso di questa presentazione della squadra di governo prima è legata ad un impegno. Cioè i cittadini devono poter votare in maniera trasparente il movimento e non a scatola chiusa. Io non sarò uno di quelli che dice il premier lo presentiamo dopo, i ministri li presentiamo dopo e poi succede che voti per il movimento, magari voti Berlusconi e ti trovi Monti, voti Bersani e ti trovi Letta. Di Maio, allora facciamo così, visto che lei non ci vuole dire i nomi, ci faccia un identikit del ministro più importante, di uno che insomma conta all'interno di un governo, il ministro dell'economia. Un identikit, ci dica che caratteristiche deve avere secondo lei, quindi ci anticipa un po', senza fare il nome. Guardi come sono disponibile. Quello nella scacchiera è il re o la regina. Quindi ecco, non e allora, siccome è il re o la regina, il ministro dell'economia, lei ci dica, questo re o la regina, come sarà? Ben Pietro, avete aspettato fino ad no, ora. Per mesi, adesso si tratta di aspettare un professore, 48 ore, un banchiere, 48 ore, un tecnico, conoscerete i nostri nomi. Un politico. Sarà una cosa, è inutile che ci provate. Una cosa che si è prestata a tante polemiche in generale sui 5 Stelle, il concetto di competenza, la competenza in politica, essere più o meno competenti. Mi dice che vuol dire per lei essere competenti? Per esempio ieri ha fatto il nome del ministro Costa, questo lo possiamo dire, no? Per eventuale ministro per l'ambiente, che è un generale ma che ha delle grosse competenze in termini Corpo di Corpo forestale dello Stato è diventato generale dell'Arma dei Carabinieri. Cosa vuol dire per lei competenza? Prima di tutto non solo avere la conoscenza, non solo essere dei tecnici, perché noi il governo dei tecnici di Mario Monti l'abbiamo già avuto ed è quello che ha fatto la legge Fornero e quindi per carità. Per me essere competenti significa mettere testa e cuore nelle cose che si fa.
Quindi quando si fanno le cose, prima di tutto devi conoscere quel settore, ma poi devi avere l'umanità, la sensibilità, quando fai la riforma delle pensioni, ad esempio, di chiederti che fine facciano i pensionati, di chiederti i ragazzi quando fai il Jobs Act, che contratto avranno per potersi fare una famiglia, che tipo di lavoro dovranno vivere. Questo significa essere competenti. Nella squadra che vi presenterò ci sono tante persone competenti. Quanti in questo sono, senso? Almeno, ci dica, perché sono girati anche dei numeri, almeno quello ce lo può dire. Quanti sono? Neanche chi? Quello. Dimmi, neanche i ministri. Neanche quanti sono. Siccome si era detto, sono meno di quelli che ci sono adesso. Non le posso dire niente, per Pietro, ma perché è una questione anche di neanche serietà, come ho detto. Come vabbè, ho ma detto, i numeri non sono nomi. Io ieri ho proposto dal punto di vista istituzionale e pubblico il generale Sergio Costa per una ragione. Perché io credo che oggi le mafie uccidano più interrando i rifiuti e sversando i rifiuti nel sottosuolo che con le pistole, perché stanno uccidendo intere generazioni. E mettere al Ministero dell'Ambiente colui che nella Terra dei Fuochi ha scoperto la più grande discarica di rifiuti che c'è in Italia, di rifiuti tossici, che era a Caserta, è una grande, grande personalità. Però voglio dire anche una cosa. Scelta di Costa è in qualche modo anche una risposta a De Luca e alle polemiche che ci sono state in questi giorni con lo scandalo di Fanpage? Non intendo strumentalizzare Sergio Costa in questo dibattito, anche perché, come ho detto, Sergio Costa non è del Movimento 5 Stelle, è una persona, certo, servitore dello Stato, che io propongo come la persona giusta al posto giusto. E lui ha detto chiaramente ieri che sarebbe disponibile nel momento in cui sarà ovviamente incaricato il Presidente del Consiglio. Visto che non ci dice i nomi, visto che non ci dice quanti saranno i ministri, dice almeno quante sono le donne in questo probabile, possibile. Come ho detto ieri, ho deciso di individuare tre donne, per i ruoli chiave sono quei ruoli come il Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa e degli Esteri. Sono dei profili altamente preparati, altro o no? Ma persone soprattutto che sono stati negli scenari esteri. Hanno lavorato con il Ministero degli Esteri, per esempio, hanno lavorato con i vari contingenti della difesa, hanno lavorato con gli apparati dello Stato che afferiscono alle nostre forze di sicurezza. Quindi, insomma, tutti i tecnici ci sta ma dicendo. Ma perché ha scelto di fare le polizia, per le quote rosa? Cioè una captatio benevolenzi oppure perché sono io più non competenti? Vi sento più. Non vi sento più. Noi infatti aspettavamo il momento in cui il collegamento si sarebbe interrotto, capita regolarmente tutte le sere e anche questa sera, quindi devo dire abbiamo rispettato la par condicio, perché tutte le sere mettiamo una piccola interruzione con il collegamento, succede a tutti quanti i nostri ospiti, vediamo se riusciamo a ripristinarlo, se no intanto vi faccio vedere questo servizio e così poi lo commentiamo insieme mentre ripristino il collegamento. Prego. È stata una campagna elettorale impegnativa per i 5 Stelle, sempre al centro, sempre protagonisti, con qualche incidente di percorso. Sono stato al Quirinale su mia richiesta per cortesia istituzionale. È stata criticata anche la decisione di Di Maio di salire al Quirinale venerdì scorso con la lista dei ministri. Il rituale alla vigilia del voto è stato detto. Lui ha parlato di cortesia istituzionale, ma è trapelata l'irritazione del presidente Mattarella. La grana principale che si è trovato ad affrontare il leader 5 Stelle è quella degli impresentabili. L'ultimo è spuntato sabato. Antonio Tasso, candidato a Manfredonia Cerignola, aveva nascosto una condanna. A me fanno ridere quando dicono che non abbiamo le competenze per governare il paese. Un altro candidato, supercompetente o no, si è scoperto che era indagato per riciclaggio. Mentre Emanuele De Sica, in un video ballava con un esponente del clan Spada, è in affitto a 7 euro in una casa comunale. Avete una garanzia da noi, che da noi chi sbaglia è fuori, non lo facciamo, ministro. E poi, naturalmente, lo scandalo dei rimborsi fasulli. Sarebbero 14 i parlamentari 5 Stelle che hanno pubblicato bonifici che non sono mai arrivati a destinazione. Sempre loro, sempre nell'occhio del ciclone. Ma nonostante tutto, i 5 Stelle dicono di averci guadagnato. Si prega Repubblica, Corriere, PD1, PD2, PD3 di avvisare, di andare a parlare direttamente con gli ultimi 10 italiani che non sanno ancora che abbiamo restituito 23 milioni di euro. Sono 10. Ma allora, è stata una gaffe quella al Quirinale, cioè Di Maio, siete saliti... Lei è andato, che lo doveva presentare? Io sono andato ad informare il Quirinale con un appuntamento che ho preso con il segretario generale del Quirinale.
che io fossi andato al Quirinale a suonare il campanello, non c'era il presidente, c'era il segretario. Questa roba io ovviamente la smentisco, anche perché sono stato vicepresidente della Camera per 5 anni e conosco che cosa significa cortesia. Io sono andato al Quirinale per cortesia ad informare che questa settimana avrei fatto i nomi dei candidati ministri del Movimento 5 Stelle, perché ho rispetto del Presidente Mattarella, delle sue prerogative. L'articolo 92 della Costituzione dice che i ministri li nomina il Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio incaricato, e per questa ragione sono andato ad informare il Quirinale. È nata una bufera di attacchi contro di me, ma questo ovviamente ci ho fatto l'abitudine su questo da ormai mesi. Ogni mattina si svegliano gli altri e attaccano me, anche perché tra di loro non si attaccano più, perché sperano sempre di potersi mettere insieme il giorno dopo le elezioni. Siete contro il sistema, quindi attaccherebbero voi. Però abbiamo visto anche nel servizio altre cose. Sicuramente siamo contro quelli là. Ecco, la scelta di alcuni candidati. Vi voglio far vedere un cartello, perché c'è un'altra polemica che è proprio di queste ore, insomma. Eccola qui, in Puglia spunta un'altra candidata a rischio espulsione. Allora, è Putti l'Abbate, che si era già candidata con un'altra lista, Sud-Pli, qualcosa del genere, insomma. Si era già candidata e secondo le vostre regole non doveva candidarsi. Non è vero, lo dice Repubblica, che come al solito dice un sacco di sciocchezze ultimamente, perché la signora L'Abbate, che è candidata con noi al Senato in Puglia, era candidata con una lista civica anni fa, neanche contro il Movimento 5 Stelle, quindi è compatibile con il nostro regolamento. Io sono veramente esterrefatto dal modo in cui ci stanno trattando molti organi di stampa italiani, non tutti, soprattutto su questa questione del filtro. Io ho presentato oltre 700 candidati, ce ne sono 10 che in alcuni casi hanno detto qualche bugia, non hanno violato neanche le leggi, e li ho messi fuori per le bugie. Gli altri hanno condannati, autisti di camorristi, imputati anche in scandali legati alla camorra, però di quello non se ne può parlare. No, Patti L'Abbate non è fuori, anzi abbiamo già comunicato che è una persona che è dentro. Però mi permetta di dire una cosa, Belpietro. Questa storia per cui il Movimento 5 Stelle ha un filtro che fa acqua da tutte le parti, noi siamo gli unici che quando candidano qualcuno chiedono fedina penale pulita, casellario giudiziario pulito, carichi pendenti puliti, e devi essere anche una persona che ha fatto al massimo un mandato in politica, perché abbiamo la regola dei 2 mandati. Di Maio, se qualcuno ci ha detto una bugia, viene messo fuori dagli altri partiti, li fanno ministri, li fanno capilista. Io concordo con lei sul fatto che gli altri partiti presentano degli indagati, li presentano e difendono quella decisione, cioè i cosiddetti impresentabili, loro li portano, vogliono portarli in Parlamento e la portano avanti, e ognuno poi si fa le proprie opinioni su questo. Voi che avete proprio un altro presupposto di partenza, non possiamo negare che però siete incorsi in alcune gaffe, alcuni errori di valutazione. Allora, ieri leggevo che lei diceva che non si sente responsabile in termini di scelta di Cernita che è stata fatta a monte sulla questione rimborsopoli, per esempio, che si lega anche qui alla selezione della classe dirigente in assoluto. Lei non pensa di dover fare neanche un po' di autocritica, cioè che vadano affinati i sistemi di selezione? Su 100, oltre 120 parlamentari ne abbiamo trovati 8 che non si dimezzavano lo stipendio come invece facevano tutti gli altri 120. Certo. Quando li ho trovati, non solo gli ho fatto restituire i soldi, che non era un obbligo, perché noi siamo l'unica forza politica che dimezza il proprio stipendio, certo, e fa nascere le imprese. È un impegno preso con il Movimento. Quando... Sì, ed è importante, perché è un impegno che abbiamo preso con i cittadini e vogliamo rispettarlo. Ma quindi i sondaggi vi hanno dato ragione, infatti. Chi non lo fa viene messo fuori. Ma dire che noi dobbiamo fare autocritica, sappiate che l'inchiesta delle Iene su quella storia lì è stata possibile perché noi abbiamo obbligato tutti in questi anni a pubblicare i bonifici, quindi la grande garanzia di trasparenza di questo meccanismo. Abbiamo fatto vedere che c'era è tutto proprio quanto. Questo. Ecco, no, ma mi dica una cosa, scusi Di Maio, perché sono curioso, voi avete cacciato questi 8, 10, adesso vedremo quanti sono, insomma, poi avete cacciato altri che... si è scoperto che erano iscritti a liste massoniche, poi avete cacciato il candidato di Potenza perché si è scoperto che aveva un'indagine e ve l'aveva tenuta nascosta, poi adesso c'è un altro che è stato, ha subito una condanna in primo grado per vicende che riguardano copia, vendita di CD contraffatti, e cominciano a diventare tanti. Questi rischiano di essere eletti,
e anche se stanno fuori dal movimento rischiano di diventare parlamentari e quindi di andare a aiutare paradossalmente un altro governo, o no? Allora, la maggior parte di queste persone mi hanno già firmato un modulo dicendo che non accettano la proclamazione. Lei dirà, ma come fa ad obbligarli? Non vale nulla, lo sa bene. Non no? È vero, non è vero, come perché no? Ci sono tanti costituzionalisti che ci dicono esattamente il contrario. Non vale, ma ricordiamoci una cosa, Belpietro, che come ho sempre detto, se queste persone non rinunciano alla proclamazione, io gli faccio causa per danno d'immagine al Movimento 5 Stelle e quindi sanno bene che cosa rischiano. Ma si aggiunge un'altra cosa. È una minaccia. Io ho letto, no, non è una minaccia. C'è una narrativa in questi giorni che veramente non riesco a sopportare, che stiano per entrare 20 parlamentari del Movimento che usciranno dal gruppo del Movimento perché fanno parte di questa schiera. Non è vero. Ma qui non stiamo parlando neanche di 2-3 persone in posizioni eleggibili, di quegli 8, alcuni neanche che si sono ricandidati, di quelli che ho messo fuori, dei massoni che non erano massoni quando si sono candidati, ma poi abbiamo scoperto e ci avevano detto una bugia, non sono in posizioni eleggibili molti di quelli. Quindi molti, io sono pronto a dire che la maggior parte delle persone abbiamo espulso, che sono una piccolissima percentuale di tutti i candidati, sono persone che non entreranno in Parlamento. Non entreranno in Parlamento. Di Maio, la fermo un secondo, torniamo subito dopo, tra poco, a parlare anche di altre questioni, anche di immigrazione, sentendo anche cosa dice Salvini. Tema immigrazione, i 5 Stelle sono di estrema sinistra. Ma allora torniamo a discutere con Luigi Di Maio. L'argomento principale è dove trovano i soldi per le promesse. Perché Di Maio, lei sa benissimo che questo è un po' quello che fa discutere. Beh, fa discutere ovviamente solo sul Movimento 5 Stelle, perché gli altri promettono anche la batteria di pentole in omaggio col programma e nessuno gli chiede mai dove vogliono prendere i soldi. Ma io, grazie a queste domande che mi sono state fatte in questi anni, ho messo at piedi un programma elettorale con tutti i soldi dove si devono andare a prendere. Che è compatibile, con la finanza pubblica. Sì, allora, anche perché, guardi, io ho fatto il vicepresidente della Camera per 5 anni quando sono entrato lì. Aspetti, allora la fermo un secondo, Di Maio. Le faccio vedere questo servizio, poi lo commentiamo. Lui ci dice dove trova i soldi. L'ultima proposta del Movimento 5 Stelle si chiama pensione di cittadinanza, un sussidio da 780 euro al mese per ogni pensionato in difficoltà. Ma questa non è l'unica misura pensata dai pentastellati per aiutare chi non arriva a fine mese. Già, ma quanto costerebbero queste manovre? E soprattutto, l'Italia può davvero permettersele? Il reddito di cittadinanza è il cavallo di battaglia della campagna 5 Stelle, che garantisce a ogni famiglia 1.706 euro al mese, costerebbe allo Stato 30 miliardi, secondo l'economista Roberto Perotti, ex commissario alla Spending Review. Per gli altri aiuti alle famiglie, come rimborsi per asili nido e babysitter, servirebbero invece 14 miliardi e mezzo. I 5 Stelle propongono poi di abolire la legge Fornero, altri 15 miliardi, sempre secondo Perotti. A conti fatti, la ricetta 5 Stelle costerebbe, in base ai calcoli dell'ex commissario alla Spending Review, in totale 108 miliardi, un conto che provocherebbe un disavanzo da 63 miliardi. Allora, Di Maio, abbiamo fatto i conti con Perotti. Perotti, come ha detto, è l'ex commissario alla Spending Review del governo Renzi. Ha sbagliato i conti, Perotti? Sì, sul reddito di cittadinanza, perché il reddito di cittadinanza, e non lo dico io, lo dice l'Istat, costerebbe 14 miliardi, più 3 miliardi per la ristrutturazione dei centri per l'impiego, che sono un'umiliazione per il cittadino che cerca lavoro e quando va al centro per l'impiego trova un muro di gomma anziché trovare uno Stato che ti aiuta per reinserirti lavorativamente. Il reddito costa 14 miliardi. Le misure alle famiglie invece è corretto. Sono 14 miliardi circa anche le misure alle famiglie e poi c'è la legge Fornero che sono d'accordo ha tutta la priorità per essere abolita e superata. 30 miliardi noi intendiamo prenderli ogni anno dal piano di Spending Review che non ho fatto io ma hanno fatto tanti professori universitari Perotti, del passato Perotti, che sono stati chiamati a a fare questo piano per i presidenti del Consiglio e gli dicevano sempre ai presidenti del Consiglio guardate che ci sono 8.000 società partecipate in Italia, alcune non hanno neanche i dipendenti, avete messo solo i consigli Di Maio, d'amministrazione. Alla fine quanti cominciamo soldi servono secondo? Perotti dice costa 103 miliardi, 63 di disavanzo, quanti ne servono secondo lei?
A noi servono circa 30 miliardi per il reddito di cittadinanza, la pensione di cittadinanza, che significa che d'ora in poi i cittadini... Questa non è nuova, l'avete lanciata un giorno fa, la pensione di cittadinanza. È contenuta nella legge del reddito di cittadinanza e dice che ogni pensionato minimo in Italia non deve mai più avere una pensione al di sotto dei 780 euro al mese se sta da solo. Non l'avete fatta per i 1150 e dei 1150 invece della coppia di pensionati. Se lei va ad una mensa dei poveri, le diranno che il 70% degli italiani che vanno alla mensa dei poveri sono pensionati, perché sono i nuovi poveri. E poi ci sono le misure alle famiglie sul modello francese, sempre nei 30 miliardi. E cioè, quando ti nasce un figlio, come in Francia, lo Stato ti paga babysitter, asili nido, quello che riguarda quindi i pannolini, quello che riguarda l'assegno di istruzione. 30 miliardi. 30 miliardi più la legge Fornero, che possiamo superare... aggredendo, che non costa 15 miliardi, perché noi il superamento che abbiamo visto costa intorno ai 5 miliardi annui. Quindi 35 miliardi. 35 miliardi che totale. In questo momento noi possiamo andare a prendere dalla spending review e che possiamo andare a prendere anche dal taglio delle detrazioni che diamo ai petrolieri, all'industria del carbone e a quelli che prendono per esempio soldi per le banche, le detrazioni bancarie. Poi, se non dovessero bastare questi soldi, voglio dire un'altra cosa. Prego. Io non ho nessun problema a superare qualche parametro europeo, perché se dovremo scegliere tra sanità, istruzione e parametri europei, possiamo, ma magari anche al di sotto, anche al di sotto del 3%, perché possiamo fare un po' di deficit, come ha fatto la Spagna, come ha fatto la Francia. Però aspetti, una cosa sul reddito di cittadinanza. Allora, c'è chi sostiene, le varie critiche che vengono fatte, che in qualche modo diventi una sorta di patrimoniale. E lei sulla patrimoniale ha reagito molto male. Sentivo ieri che diceva, per carità, la patrimoniale è illiberale. Allora, volevo capire, siccome voi invece avete un'attenzione molto forte ai ceti più disagiati, perché una reazione così veemente sulla patrimoniale? Perché abbiamo già il 70% di tasse e io, se devo mettere qualche tassa in più, non la voglio mettere sul patrimonio degli italiani, di qualunque ceto loro siano. Per esempio, voglio andare a metterla sul gioco d'azzardo, che sta distruggendo le famiglie e i concessionari pagano le tassazioni più basse di tutta Europa. Se dobbiamo cominciare a parlare di recuperare soldi, iniziamo a recuperarli dal taglio degli enti inutili, dalle centrali d'acquisto, che sono 34.000 e dobbiamo passare a 35 centrali d'acquisto. Andiamo a tagliare i vitalizi, le pensioni d'oro, come io ho già fatto. A me si applica la legge Fornero, ai parlamentari del Movimento 5 Stelle non si applica il vitalizio. Abbiamo scritto alla Boldrini e a Grasso e abbiamo chiesto di rinunciare al vitalizio. Cominciamo a tagliare quello che non serve. È possibile, Di Maio, perché sai che tutti dicono, poi alla fine l'abbiamo chiesto, ma non è possibile. No, non è possibile, tutti quanti hanno detto così in questi anni. Bisognerebbe tagliare i costi della politica, però finché la legge me lo consente mi prendo tutto. È bravissimo, così siamo tutti bravi. Quindi io non ho aspettato una legge per rinunciare a questi privilegi. Rinunciano, insomma. Quindi... Certo. Allora, senta, però c'è un altro grande tema su cui, cioè, non c'è solo quello dell'economia, c'è quello dell'immigrazione. Le faccio vedere cosa dice Matteo Salvini a questo proposito, proprio riguardo al Movimento 5 Stelle. Tema immigrazione, i 5 Stelle sono di estrema sinistra e hanno cancellato il reato di immigrazione clandestina. Ad oggi i 5 Stelle sono più a sinistra di Rifondazione Comunista e quindi su questo è ben difficile ragionare di governo insieme. Siete più a sinistra, quindi non volete rimandare a casa i clandestini, ma addirittura, dice Salvini, che avete una posizione di accoglienza, di disponibilità. Ma prima di tutto, qualcuno può dire a Salvini che il reato di immigrazione clandestina non è stato abolito, è ancora vigente? La Bossi Fini. Avevate presentato una mozione per abolirlo, per la verità. Il reato di immigrazione clandestina è ancora vigente. Lo ricorda? E nonostante questo, noi abbiamo ancora un flusso di migranti incredibile, quindi vuol dire che il reato di immigrazione clandestina non sta funzionando e lui si vanta del fatto che l'ha fatto e invece dovrebbe vantarsi. Ma magari lo abolite o non lo abolite, fare un atto Di Maio? Di... Lo abolite o non lo abolite? Perché voi avete presentato all'inizio della legislatura scorsa una mozione per abolirlo, poi in realtà non è stato abolito. Non è stato neanche applicato, perché nei tribunali nessuno l'ha applicato. Piacere, voi lo abolite, sì o no?
Mi fa piacere che lei dica che non è stato abolito. Attualmente va riformato tutto il sistema dell'accoglienza, perché è un business. Io non ho nessun problema a dire che i 4,5 miliardi di euro che gli italiani hanno speso l'anno scorso in accoglienza, in maggioranza sono finiti per fare business o far fare business a palazzinari, a qualche albergatore e qualche cooperativa. Ma lo togliete questi soldi? Per noi questi soldi andrebbero spesi in cooperazione allo sviluppo con i paesi di provenienza di queste persone e in cambio chiediamo a quei paesi con cui facciamo cooperazione con questi soldi un trattato per rimpatriare chi non può stare qui. Senta, il rimpatrio Maio, si può ottenere se si detto, fa cooperazione allo sviluppo. Ieri Di Battista in un'intervista che avete fatto insieme ha detto che Minniti è una personalità apprezzabile, quindi nonostante voi non amiate il PD... Lui sì. Allora questo vuol dire che per esempio la linea Minniti sull'immigrazione voi pensate di portarla avanti? La linea Minniti sull'immigrazione è un tappo messo in Libia che sta per scoppiare. Il tema vero è che noi dobbiamo fare in modo che quando una persona arriva qui in Italia, in due mesi dobbiamo capire se può stare qui o non può stare qui. E se non può stare qui si devono fare i rimpatri. Ma i rimpatri oggi non si fanno perché non si sono fatti i trattati con i paesi da cui provengono queste persone. Per fare i trattati gli dai qualcosa in cambio, che è investimenti nei loro ospedali, nelle loro scuole, così che si possa creare un rapporto internazionale virtuoso che prevede il rientro. Di Maio. A quel punto, pure se arrivano, li riportiamo indietro. Le faccio vedere cosa dice un vostro esponente, la candidata Lombardi, la candidata nel Lazio, perché dice delle cose. Eccola qua, è un cartello, quando dice sostanzialmente che vuole più turisti e meno immigrati. Ma questo è il programma dei 5 Stelle a livello nazionale? Che in questo momento bisogna ridurre il flusso di migranti fermando il business sono d'accordo. Che bisogna fare un ministero del turismo per rilanciare i flussi turistici in Italia sono d'accordo. Poi Roberta ha accostato questi due concetti nella stessa frase. Ma anche i due principi. Ma questo volantino sia infelice, però è d'accordo. Ma io credo che al di là del volantino ci siano due concetti che sono condivisi. Bisogna fare un ministero del turismo per rilanciare i flussi turistici in Italia, sono d'accordo. Poi Roberta ha accostato questi due concetti nella stessa frase. Ma anche i due principi. Fatto che questo i due principi. Sia infelice, però è d'accordo. Ma io credo che al di là del volantino ci siano due concetti che sono condivisibili, che poi lei li abbia accostati, ha creato della polemica, ma è sempre polemica sul Movimento 5 Stelle, sempre. Cioè, ma voi lo farete anche a livello nazionale? Più turisti, meno clandestini? A livello nazionale i cittadini devono sapere che noi faremo delle politiche turistiche per attrarre i turisti e poi faremo delle politiche sull'accoglienza che prevedono anche un'altra cosa. Se i paesi dell'est Europa, come la Polonia, l'Ungheria, la Bulgaria, si stanno rifiutando di accogliere i migranti che arrivano in Italia per l'emergenza immigrazione, allora finché loro diranno noi non prendiamo i migranti dell'Italia, io gli dico noi non vi mandiamo più i fondi europei. No, io volevo sapere invece sul post ideologico, che è stato un po' un tormentone, lo conosciamo, del Movimento 5 Stelle. Per esempio, prendo Montanari, che voi, Tommaso Montanari, lo storico dell'arte, che voi avevate contattato come potenziale ministro dei beni culturali, e lui ha detto finché loro non prendono una posizione più chiara, io non mi pronuncio. Allora, oggi, a ridosso delle elezioni, che mi dice sul post ideologico, cioè sul non essere schierati su alcune tematiche che caratterizzano le posizioni di destra e sinistra? Prima di tutto sono certo di poter smentire questa notizia su Tommaso Montanari e quella dichiarazione che ha fatto e anche sul no, sul rifiuto, era una fake news come tante altre che abbiamo subito, potete sentire anche lui. No, ma detto questo, sul post ideologico, io credo che destra e sinistra non è che non esistano più tra le persone, ci sono persone che si sentono di destra e altre che si sentono di sinistra, ma la verità è che la sinistra che doveva difendere gli operai ha abolito l'articolo 18 e ha fatto i contratti precari, la destra che doveva difendere le imprese ha fatto Equitalia e gli studi di settore e li ha usati contro le imprese. A un certo punto i cittadini non si riconoscono più nei vecchi blocchi e questo significa essere post ideologici, fare cose di buon senso, non ma cose di destra o di sinistra. Di Maio, ma l'allarme fascista, le manifestazioni antifasciste, così via. Voi da che parte state? Ma quando una persona fa quello che è successo a Macerata, che sia quello che ha ucciso la ragazza, che sia quello che ha sparato ai migranti,
Ma non stiamo parlando di destra o di sinistra, qui stiamo parlando soltanto a Palermo, a Perugia... degli assassini. Quando si lanciano le Molotov contro la polizia, si sta dalla parte del torto, punto. Io non vedo destra o sinistra, qui più che altro vedo dei partiti che, siccome non sono più di destra e di sinistra, ma pensano solo agli affari ma loro, voi li chiudereste devono, i centri sentirsi, sociali? Devono sentirsi un po' di destra e un po' di sinistra. Ma li chiudereste i centri sociali, visto che da alcuni centri sociali sono partiti quelli che hanno lanciato le Molotov con i chiodi contro i poliziotti a Torino? E io le chiedo, personalmente, chiuderesti i gruppi neofascisti, così ci risponda tutti e due insieme. Io le dico semplicemente che se c'è uno che fa atti di violenza, che venga dai gruppi neofascisti o che venga dai centri sociali, se fa atti di violenza va punito e arrestato. Il problema è che in Italia lo arresti oggi e lo metti fuori domani mattina, perché si fanno gli svuotacarceri, si fanno gli indulti, si fanno una serie di leggi che non permettono la certezza della pena, e si continua ad entrare in questo discorso destra o sinistra. Se uno è criminale, non è né di destra né di sinistra, ha fatto un atto che delinque, e quindi, siccome delinque, va punito dalla nostra polizia e dalle nostre forze dell'ordine, ma devono avere gli strumenti legislativi per poterli mettere dentro. Quindi fare delle norme speciali? Ma quali norme speciali? Qui si tratta soltanto di legislativi. I mezzi legislativi, dobbiamo fare due nuove carceri e riaprire quelle che sono state chiuse. Io capisco però che le forze politiche di questi anni abbiano fatto gli svuotacarceri, abbiano indebolito la polizia a tal punto che mancano 10.000 agenti tra poliziotti e carabinieri. Perché se invece quelle forze politiche avessero potenziato quelle che sono le nostre forze dell'ordine o gli strumenti legislativi aumentando le carceri, non avremmo questi problemi. Probabilmente sarebbero pure loro in carcere. Questo abbiamo è il vero punto. Solo questa cosa. Di Maio, veloce. Voi avete il vincolo dei due mandati, questo sarà il suo secondo mandato, vediamo come andrà. Dopodiché è finita la politica? Io spero, dopo il mio secondo mandato, di poter tornare in un paese che avrò contribuito a migliorare. Questo è il vero grande punto. Avere due mandati significa che i cittadini ti fanno un contratto a tempo determinato per fare le cose buone. Se sei in grado, è un precario, bene. Se insomma, non sei in grado, lei. Torni a casa. È quasi come un cococò, un precario. Così dovrebbero essere i politici. Invece entravano lì dentro con le migliori intenzioni e ci restavano 30 anni. Quello era il grande avevano problema. Un tempo indeterminato. Noi ci dobbiamo fermare qui. Grazie a Luigi Di Maio, grazie candidato premier del Movimento 5 Stelle. Vi ricordo che in prima serata su Canale 5 ci sarà Matrix speciale, che è un Nicola Porro che condurrà appunto e parlerà di elezioni. Buona serata a tutti.